Giacomo Murano è a un passo dall'Avellino. L'attaccante del Perugia, nato il 14 febbraio del 1990, nelle prossime ore si siederà al tavolo con la società biancoverde per definire e smussare gli ultimi particolari in merito al contratto. Il nome del calciatore lucano ha entusiasmato la piazza biancoverde, che non vede l'ora di vederlo con i colori ufficiali. Con la maglia del Perugia nel campionato di Serie B ha ottenuto 13 presenze, realizzando anche un gol in 421 minuti di gioco, pari ad una media di 32 minuti per gara. Un amore che si è spezzato nel corso di questa stagione, con Murano che non è riuscito a guadagnarsi il giusto spazio al campionato cadetto, ma rimanendo sempre a disposizione dell'allenatore e del club. Nella passata stagione, nel girone B del campionato di Lega Pro, Murano ha ottenuto 32 presenze, realizzando 11 gol ed un solo assist, per un totale di 1968 minuti di gioco. In sostanza, è stato uno dei protagonisti della promozione della società Umbra nel campionato cadetto. Un calciatore pronto, adatto alle esigenze della proprietà irpina e del tecnico Braglia, che certamente potrà contare di avere in gruppo un atleta che potrà essere fin da subito gettato nella mischia. Murano conosce già alcuni elementi del gruppo biancoverde, avendo giocato a Potenza con Luigi Silvestri e a Trapani con Salvatore Aloi. Nomi che sicuramente aiuteranno l'atleta lucano ad entrare subito nel gruppo consolidato dei giocatori biancoverdi. Murano conosce bene la categoria, dove ha giocato con le maglie del Potenza e del Trapani, prima di un passato in Serie D, dove ha giocato con le maglie del Monopoli, Recanatese e Savona, esperienze formative che hanno costruito il calciatore attuale. Il samurai, così è stato soprannominato a Potenza per via del taglio dei suoi occhi, potrà essere l'arma in più per il tecnico toscano in vista del girone di ritorno, dove l'Avellino dovrà farsi trovare pronto per evitare gli errori del girone di andata, dove qualche pareggio di troppo è costato il divario dal Bari in classifica. Adesso si attende solo la firma del calciatore con la società biancoverde, che potrebbe arrivare già nelle prossime ore.